fatto molto arrabbiare, però ci dà anche gli spunti sui quali poter lavorare durante i prossimi giorni, perché è un peccato andare a rischiare di buttare via una prestazione importante, molto importante, fino al gol del 2-0, perché poi dopo a metà secondo tempo avevamo anche cominciato a soffrire, ci eravamo un po' abbassati, avevamo smesso di giocare in sicurezza, quando invece secondo me lo potevamo ancora fare. Però è l'ulteriore testimonianza che siamo una buona squadra quando riusciamo a tenere sempre al 100% la testa e le gambe. Il cuore ce l'hanno sempre questi ragazzi, perché questo è un gruppo che mette passione, ha entusiasmo in quello che fa e riesce a sopperire anche a qualche difetto o lacuna che possiamo evidenziare durante la gara. Però ne dobbiamo tener conto perché oggi ci è andata bene, possono recriminare per gli ultimi 6 minuti i nostri avversari. Gli altri 85 credo che ci sia stata una squadra in campo che abbia saputo gestire la partita nella maniera corretta, senza frenesia, senza farsi un campo pesantissimo. E questo credo che sia un gran bel biglietto da visita per il proseguo del campionato. Però quei 7 minuti finali ci devono far tenere le antenne dritte, perché se vogliamo diventare una squadra importante in questo girone, li dobbiamo cancellare in fretta. Se io vado ad analizzare le gare dalla Coppa Italia da Carrara in poi, credo che sia stato quasi sempre un crescendo, tranne alcuni momenti all'interno delle gare. Su questo dobbiamo lavorare. Noi siamo una squadra che deve lavorare per mantenere sempre la gamba e la testa con l'acceleratore pigiato, col piede sull'acceleratore per tutto l'arco della gara. Quando calano intensità e attenzione, allora si diventa vulnerabili contro chiunque. Non sappiamo, ci sono squadre e organici molto molto importanti in questo girone. Ci sono squadre come oggi il Tutto Cuoio che hanno meno blasone, hanno meno nomi in rosa, ma sono organizzatissime e danno gamba. Quindi partite semplici non ce ne sono, ci deve dare entusiasmo, dare morale questo risultato, perché è stata una partita molto positiva, ma ci deve far tenere anche le antenne dritte se vogliamo dare continuità a questo buon inizio di stagione. Buone le risposte oggi di Muscat e De Feudis che sono partiti dall'inizio, direi con ottima risposta, a dimostrazione di alternative valide che hai a disposizione. Sì, molto bene loro, ma altrettanto bene chi è subentrato, perché D'Ursi aveva una gran voglia di fare che l'ha portato anche in qualche momento a rischiare di strafare. Molto bene Corradi quando è entrato, e poi Nicolò che ci ha messo i suoi centimetri, i suoi chili nella baraonda finale per poterci dare una mano dopo l'infortunio, fra virgolette, di Alessandria mercoledì. Quindi le risposte sono state molto positive, a ulteriore testimonianza che è un gruppo che lavora durante la settimana e che quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. Hai dato fiducia ancora ad Arcidiacono, anche una valutazione anche sulla prova di Arcidiacono, che non sempre è sembrato lucido sulla gestione, no, anche di alcune ripartenze. Sì, poteva incidere un pochettino di più. Io ho due giocatori che hanno la preferenza di esprimersi a sinistra. Preferiscono giocare da quella parte lì e sono Yanga e Arcidiacono. Ciò non toglie che non li posso far giocare due a sinistra e nessuno a destra. Quindi o qualcuno non gioca e quindi ne gioca un altro, o se no devono avere la capacità anche di giocare da ambo le parti. Io so che le qualità di Arcidiacono che può dare a questo gruppo, che può dare a questa squadra, sono importanti, e
e ha la possibilità di incidere di più di quello che è riuscito a fare oggi. Ci può stare, peccato, magari è stato penalizzato anche un pochettino dal campo, però le qualità del giocatore non sono minimamente in discussione.